Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Quest'estate ce ne andremo al mare, pretendono di farci votare. E ce frega di Di Maio e Salvini, non vogliamo farci infinocchiare. Quest'estate ce ne andremo al mare, altro che cabina elettorale. L'8 luglio noi saremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di votare, vien da vomitare, ci siamo troppo rotti gli oni. Un'estate al mare, governo barneare, con il salvagente, altro che cabina elettorale. La deve riposare, gli hanno rotto a lungo gli ombrelloni. Non può stare sotto il sole di luglio a morir di caldo al Quirinale. Gli elettori le hanno le tasche piene di votare 5 volte all'anno. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, altro che votare, dateci un governo e andate a lavorare. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente e fatevi un po'. Allora, buonasera, avete visto Costanzo e Feltri, li abbiamo messi nella sigla questa volta e non sono intervenuti con dei commenti, ma era più o meno era un loro editoriale su questo pasticcio istituzionale. Il Presidente della Repubblica ha proposto un governo neutrale, Mattarella, e la risposta del Movimento 5 Stelle e della Lega è stata negativa, quindi questo governo, una volta nominato, pare che il Capo dello Stato indichi il nome del Presidente incaricato domani o al più tardi giovedì, potrebbe essere bocciato in aula dal Parlamento, da chi ha la maggioranza, da questi 3 partiti in particolare, 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, e sarebbe sostenuto questo governo neutro solo da parte del Partito Democratico. Allora a questo punto, governo neutrale o si andrà a votare? Quando si andrà a votare? Probabilmente il 22 luglio con il Solleone, e quindi ci sono già molte polemiche, anche molti dubbi. C'è chi dice faranno di tutto per evitare che si vada non nelle cabine al mare, ma nella cabina elettorale proprio a fine luglio, insomma, non lo si potrà fare prima. E quindi da domani ancora vedremo quello che accadrà e vedremo cosa potrà fare il Presidente della Repubblica. Ovviamente poi nel corso di questa puntata vi aggiorneremo su eventuali cambiamenti, ma insomma la situazione per ora è questa, ancora uno stallo totale. Anche perché i 5 Stelle ribadiscono che non vogliono avere a che fare con Silvio Berlusconi, e Silvio Berlusconi ricambia dicendo che non vuole saperne di un governo con i 5 Stelle, no? come sapevamo già. Allora vi presento gli ospiti di questa puntata: Marco Sitran, che interverrà dopo, adesso c'è Luigi Frizzo, buonasera Frizzo, che è titolare
della libreria Acqua Alta Venezia, parleremo anche di cultura questa sera. Marino Zorzato di Area Popolare, consiglio regionale, buonasera. L'assessore al commercio della regione Veneto Roberto Marcato, grazie, buonasera. L'assessore Pietrangelo Pettenò, sinistra Veneta. Buonasera, Stefano Fracasso, sempre in consiglio regionale per il Partito Democratico. Buonasera Fracasso, e Antonino Pipitone dell'Italia dei Valori. Buonasera a tutti, grazie molto per essere qui. Io direi, prima di sentire i nostri ospiti e di ricevere i vostri sms, vediamo di partire dalle opinioni dei cittadini. Siamo andati in giro oggi per sentire un po' cosa ne pensavano di questa prospettiva, votare in piena estate, se erano d'accordo, se non erano d'accordo, e facciamo un referendum, un sondaggio stasera, se volete, diteci come la pensate, se preferite l'idea di un governo di servizio, come l'ha definito il Presidente della Repubblica, un governo tecnico, insomma, di questo poi alla fine si tratta, o se volete avere un governo politico andando a votare al più presto. Intanto sentiamo cosa dicono, mi pare, i trevigiani, vediamo. Il voto a luglio, secondo me bisogna votare sempre, però cosa voti? Questa gentaglia non esiste. Diciamo che non vedo un accordo, quindi a questo punto voglio andare. Esatto. Più presto andiamo al voto, più presto avremo un governo, credo. Visto che non sono tanto d'accordo di fare un governo tecnico o pseudotecnico. Senza fare tanti intrallazzi e qualcosa che disgusta tutta la gente, è meglio tornare al voto. Non sono d'accordo, bisogna che si metta d'accordo. Io dico di sì, perché ora speriamo che questa volta sia volta buona. Penso di sì. Penso, perché bisogna che ci sia una vittoria, che ci sia un governo forte. Per il bene dell'Italia dovrebbero cercare un'intesa, insomma, fare qualcosa. Tornare al voto non credo risolverà la cosa, sicuramente le forze quelle sono e quelle rimangono. Che si mettano d'accordo, o ad ogni modo per luglio non va bene, insomma. Casomai in autunno, sicuramente. Chi torna a casa dalle vacanze per votare? I nostri politici, poi. Meglio tornare a sto punto. Sì, senz'altro. Sarebbe tempo sprecato, secondo me. Visto che sono le persone che ci dovrebbero governare, dovrebbero dare per prime l'esempio e trovare un accordo. Va bene. Meglio andare. Sì, meglio andare. Se uno ha voglia di votare, rinuncia un po' e partecipa alla vita del paese. Allora, questi erano i trevigiani. Assessore, oggi pomeriggio Giorgetti, per parte della Lega, ha fatto un tentativo, no? Ha fatto un tentativo con Silvio Berlusconi, dicendo: ma insomma, se non riusciamo a formare questo governo, facciamo il possibile e Berlusconi faccia un passo indietro, no? Con un appoggio esterno ad un governo 5 Stelle Lega. La risposta della Gelmini è stata lapidaria, no? Dicono irrecedibile, non se ne parla neanche. A questo punto è scontato ormai che si andrà a votare, secondo lei, o c'è ancora qualche margine di manovra? Ma il fatto che il Presidente della Repubblica abbia già annunciato, anche se non ufficialmente, che non ci sarà domani l'incarico, un nome con un incarico, ma potrebbe slittare a dopodomani, evidentemente sta aspettando che si muova qualcosa. Credo che, e devo dire che si è mosso anche in maniera intelligente, sta facendo sgambare un po' tutti, certo, i leader politici. Io mi ricordo quando avevo i cavalli da sella a casa, avevo maneggio, soprattutto con quelli che avevano un po' dei morbini, se dicevano, un po' nervosi, li facevi girare un po' in maneggio e dopo riuscivi a montarlo senza correre grossi rischi. Credo che stia facendo un po' questa operazione, per vedere di smussare il più possibile gli angoli. Noi ce la stiamo mettendo tutta, nel senso che Salvini sta percorrendo tutte le vie possibili per dare un governo a questo paese, perché al di là del fatto che i sondaggi ci danno con il vento in poppa, ma andare alle elezioni a luglio, a giugno, sarebbe comunque un fallimento per la democrazia, per cui ce la sta davvero mettendo tutta.
ha chiesto anche a Berlusconi un sacrificio come l'abbiamo fatto noi, perché voglio dire, avevamo i numeri per avere la presenza di una Camera, abbiamo rinunciato per trovare una quadra politica. Chiediamo che qualcun altro faccia altrettanto, non c'è questa disponibilità, allora staremo a vedere, insomma, tutti stanno, gli Sherpa, stanno tutti quanti lavorando con la supervisione dei vari leader. Ripeto, il fatto stesso che Mattarella abbia preannunciato che non sarà domani ma dopodomani, forse qualcosa si sta muovendo. Allora, tanti sms, anche stasera i candidati al sindaco di Vicenza facciano un incontro a Bertesinella, che devo consegnargli una lettera di richiesta. Stanno facendo incontri su tutti i cantieri. Insomma, quindi... parleremo anche di amministrative, perché a Treviso e Vicenza ovviamente 10 giugno si vota. No, perché no, la gente però è abbastanza... esasperata, no? E segue un po', ormai in maniera un po' stanca tutte queste vicende, pretenderebbe delle risposte che però non si possono dare in presenza di... I numeri sono questi, e soprattutto al di là dei numeri le volontà politiche, perché è una... c'era giusto marcato, è una gara, insomma, in qualche maniera in cui chi aveva la possibilità, anche roba, erano anche in... come si può dire, una logica della politica di qualche anno fa, innaturali, ma mi sarebbe piaciuto vedere un governo Lega 5 Stelle, perché effettivamente lei responso delle urne, quello era, insomma, no, dal punto di vista dell'elettorato, non è che si possa scappare da questa cosa. Ovviamente ci sono i vincoli, ancora in questa fase, i vincoli delle coalizioni, dei legami, insomma, no, delle famiglie politiche che sono presentate alle elezioni, che hanno prevalso i veti incrociati, cioè, per cui un veto ha tirato l'altro e quindi si è finiti in questo buco. Io ero di quelli che pensavo fin dall'inizio che ci sarebbe stato alla fin fine un governo, una volta chiamavano di responsabilità, un governo per salvare il paese. Invece si è usato poco, direi, mi sbagliavo, si è usato poco questa arma finora, e credo che anche lo stesso Mattarella non la stia utilizzando come mi sarei immaginato, per cui sembra più una resa, insomma, no? Cioè, quindi difficoltà davvero, davvero complicata, cioè non lo vedo, insomma, nemmeno il Presidente della Repubblica probabilmente ha quel piglio che avevamo visto con Napolitano, no? Cioè, era un'altra stagione indubbiamente, ma probabilmente sono anche altri politici, cioè, nel senso che di fronte alle difficoltà vengono fuori anche le stature politiche, insomma, no? Delle persone, quindi immagino che da quello che si vede, insomma, Mattarella non ha un contorno, non ha delle agganci forti, non ha evidentemente delle solidità tali, non ha neanche quella solidità personale che è in grado di imporre qualche elemento di forzatura, e quindi probabilmente se si prenderà tempo e maturerà qualcosa nelle prossime ore, credo che l'unica possibilità è quella di vedere nascere, appunto, con una decisione di Berlusconi, di far nascere, solo Berlusconi può decidere di far nascere il governo Lega 5 Stelle, oppure si va al voto. Si inventeranno, immagino, le scappatoie possibili per andare a luglio, non so se ce ne siano, magari più esperto. Parla anche di autunno, no? Sì, non so, adesso non me ne intendo di qualche scappatoia tecnico-giuridica della Costituzione, delle cose, magari per andare a luglio, andare a settembre-ottobre, ma credo che se non si va in governo Lega 5 Stelle si andrà alle urne, insomma, il più presto possibile. Se siamo in questo stallo politico è colpa proprio di Mattarella, che ha firmato la legge elettorale, lo sapeva fin da subito. Cosa ne pensa Fracasso di questo? Il Presidente non poteva che firmare una legge approvata dal Parlamento, non poteva rifiutarsi di firmare quella legge, peraltro era stata bocciata dalla Corte il Porcellum, ed era stato bocciato pure l'Italicum, e anche il tentativo di fare la legge della tedesca era stata bocciata dalla Camera, quindi non è che è colpa di Mattarella se c'è questa legge qua. No, non è stato possibile trovare un accordo su nessun'altra legge in quel Parlamento di prima, ed è quindi Mattarella, insomma, ha fatto il suo dovere da Presidente della Repubblica, non ci trovo niente di scandaloso. Adesso è una situazione di gran difficoltà, ma raccolgo quello che diceva Petenò: nessuno dei leader si è assunto il rischio di abbandonare la propria posizione da campagna elettorale
e affacciarsi a scenari anche inediti. Questo sta succedendo, cioè tutti i leader se ne sono restati a casa propria, nel senso a rassicurare la propria base elettorale e il proprio partito, insomma il proprio movimento. E questo ha creato una sorta di impossibilità a determinare una maggioranza parlamentare. In questo senso si può dire che non ci sono leader, da questa vicenda non escono dei leader che abbiano, come dire, quella spanna in più da dare una svolta in questa situazione qui. Ci sono state situazioni nella storia del nostro paese molto complicate, e che però in quelle situazioni con dei leader che hanno avuto il coraggio appunto di assumersi questi rischi. Evidentemente non ci sono queste figure, le dinamiche si sono molto come dire, attorcigliate attorno ai propri confini, se nel centrodestra il rapporto tra Berlusconi e Salvini, nei 5 Stelle devo dire che anche in casa nostra è più il dibattito interno che non quello che riguarda il Paese, insomma tutti si sono arroccati su posizioni che secondo me prefigurano una più probabile elezione, rielezione anticipata proprio. Allora, just in time, governo di unità nazionale con elementi di altissimo livello segnalati dai partiti. Sentiremo tra poco anche alle 22 Federico D'Incà, deputato del Movimento 5 Stelle, vedremo se ci darà qualche notizia. Senta Giorzatto, ammesso e non concesso che si vada a votare anche presto o in autunno, potrebbero esserci delle sorprese, nel senso che c'è molta delusione per la mancata realizzazione di tutte le cose che tutti si aspettavano, la reddito di cittadinanza, la flat tax, insomma i provvedimenti sui migranti. Potrebbe esserci una delusione che può cambiare il quadro o no? Parto da 5 anni fa, derubo 20 secondi, sì. Perché anche se la legge elettorale era il porcellum, di fatto eravamo a questa situazione. Infatti. Uguali, tre partiti, tre coalizioni e fu bruciato sull'altare del tentativo Bassani. Poi la responsabilità, forte allora il Napolitano, ma la responsabilità, allora si chiamò così, all'inizio un atto generoso, fu fare un governo. Le frasi di oggi, responsabilità, facciamo il governo, cioè assomigliano. Dopo 6 mesi quel governo fu bruciato, perché la responsabilità diventò un ciuccio. Io ho l'impressione, lo dico con molta, che sia Salvini che Di Maio, bravissimi comunicatori, non vogliono correre questo rischio, quello di trovarsi oggi a sembrare responsabili, domani a fare l'inciuccio. E allora io consiglierei a Berlusconi, oggi lo vorrei veramente un po' più coraggioso, ma mandali a quel paese e digli, governate, fate l'inciuccio, chiamalo col nome che è stato usato per 5 anni, governo improprio, governo abusivo, vi ricordate? Quando tu sommi due realtà che si sono contrapposte in campagna elettorale, fai quello che per 5 anni prima era il governo abusivo, perché prima questa era la realtà. Il PD, assieme a Forza Italia allora, poi nel tempo è cambiato, ma tutti i governi chiamati... È stato il principale avversario della campagna elettorale allora, 2012. Io, e perché dico questo? Perché fra 6 mesi sarà uguale? Cambiano gli addendi, cambiano i 50 parlamentari in più a uno, 50 a meno, ma non immagino. Immagino una tensione vera tra Berlusconi e Salvini, vera. Perché? C'è un problema di contenuti. Se Berlusconi ha storicamente una linea più liberale, se vogliamo, no? Perché adesso stiamo... Quindi io dico, ci vorrebbe quello che in politica si usa raramente, il coraggio di spingere fino alla fine. Salvini è un coraggioso, Di Maio è un coraggioso, fatelo! Qual tema è quello del Cerino, secondo me? Probabilmente c'è la voglia di fare un governo 5 Stelle Lega, perché d'altra parte non c'è alternativa, non è che io sto pensando a questo governo perché ne abbiamo 50 alternative, ma il tema è non dobbiamo farlo senza l'uno, mostrare che è troppo debole, quindi Berlusconi è diventato ormai la strega da bruciare sul rogo per quanto riguarda Di Maio, e Salvini che non può rinunciare alla parola data. Scusate, ma se andiamo a rivotare fra 3 mesi, siamo sempre là? O Berlusconi lo fanno fuori prima, o lo fanno fuori dopo, perché non è che fra 6 mesi Berlusconi è un uomo diverso. Ma ci sono i tempi per fare una nuova legge elettorale? Ma se si dovesse... Ecco, direttore... Cioè, prima di maggioranza... Ma
qualcuno la propone la legge, perché un conto è dire vogliamo fare, ma qualcuno la propone. Qual è la legge che va bene? A Salvini va bene una legge di coalizione, premio di coalizione. A Di Maio premio di partito. Non si metteranno mai d'accordo. Perché sono due robe radicalmente opposte in questo momento, perché di fatti l'uno vince con la coalizione e l'altro vince col partito. Ballottaggio non si può fare. Non si può fare. Bocciata la legge, la famosa legge, chiamiamola così, di Renzi. Cioè. Non si può, avendo Camera e Senato che hanno due platee elettorali diverse, il ballottaggio non si può mettere in Italia, perché tu rischi di avere due Camere con maggioranze diverse. Quindi in Italia, stante questa organizzazione, il ballottaggio non regge. Il premio di maggioranza, Camera e Senato, può dare comunque due maggioranze diverse, abbiamo di precedenti. Quindi vorrei che uno dicesse, bene, facciamo un mese la legge, ma la dica qual è. Così invece nessuno dice quale legge vuole, nessuno dice che programma vuole. Guardate Di Maio, io non ho simpatie per il 5 Stelle, quindi parlo in maniera così, ma per un mese e mezzo si è dimenticato della parola reddito di cittadinanza, mai usato per un mese e mezzo, l'ho usato due giorni fa. Sì. Quando è saltato l'ipotesi d'accordo, ha rimesso assieme i vitalizi e il reddito di cittadinanza. Per un mese e mezzo in nessuna tavola del 5 Stelle quella parola era più uscita. Quindi il tema è, probabilmente come la vedo io, o facciamo fare la peggior figura possibile a Mattarella, quindi roviniamo l'ultima espressione di forza del nostro sistema, perché se Mattarella manda in aula un governo che prende 100 voti, abbiamo distrutto come immagine europea anche il Presidente della Repubblica, che era l'ultima roba che restava. Prescindendo dal giudizio su Mattarella, non è il mio problema, è riguardo il Presidente della Repubblica. Quindi mi auguro veramente, quello che diceva il collega Marcato adesso, che i due giorni che si è preso siano l'elemento che forse fa maturare in qualcuno il coraggio di rischiare. Perché Di Maio e Salvini, per fare il governo assieme, escludendo Berlusconi, si assumono un rischio. Devono farlo però per l'Italia. E poi vedremo se quella ricetta, che oggi sembra diversa, fatta assieme dà un risultato, o seppure anche loro potrebbe succedere, quello già successo prima, che da fuori il PD e da fuori Forza Italia cominciano a dire siete degli incapaci e i voti cominciano anche a drenare in modo diverso. Perché finché non sperimenti come sai governare, i voti si incassano. Quando governi, di solito, quello che passa non è la roba positiva che fai, ma i danni che fai. E i voti si perdono. Di solito è così. Finora è stato così, io vorrei che qualcuno sperimentasse il governo. Tranne in Veneto. Cioè, dove c'è il governo è un'azione costruita. No, tutte le regioni sono uguali, perché dipende anche dalla capacità che hanno i governanti. No, mi permetto solo di sottolineare che siamo di fronte, rispetto a 5 anni fa, a due situazioni diverse. Allora, intanto lì c'è stata come l'uccisione politica di un governo per via poco istituzionale, e poi c'è stata la rottura di un patto politico, per cui Berlusconi si stacca dal resto del centrodestra e fa un'alleanza con il PD, fatta su richiesta di un Presidente della Repubblica con un governo fatto fondamentalmente da professori e con un Presidente del Consiglio professore a sua volta. Quindi qua siamo di fronte. Io sto parlando del governo Letta. Tutto è maturato da quel tipo di scelta, cioè poi tutto è arrivato a cascata da quel tipo di scelta, quindi anche i governi successivi erano governi figli di una scelta strana, compulsiva, chiamiamola come vogliamo, ma una scelta che di politico aveva davvero, davvero molto poco. Oggi siamo di fronte a una situazione completamente diversa. Intanto i due partiti che quella volta hanno fatto l'alleanza, che rappresentavano i due partiti di maggioranza, oggi non hanno la forza elettorale e muscolare per fare un'alleanza di questa natura. È cambiato lo scenario politico, perché i due partiti antisistema, che poi insomma vuol dire tutto e niente, Lega e Movimento 5 Stelle, sono i due partiti di maggioranza relativa di questo paese, per cui insomma è chiaro che la spinta è più verso un governo politico rispetto a uno tecnico, perché qui, come dire, la forza complessiva di questi due partiti potrebbe dare un governo politico. Ci sono delle precondizioni da risolvere, questo è il grosso tema, per cui noi potremmo dire, noi con le 5 Stelle non abbiamo nessun problema, ma lo facciamo in centrodestra. Loro dicono, a noi andate bene voi e la Meloni, ma non mi va bene Berlusconi. Abbiamo federato un patto elettorale,
il giorno dopo dire ma ci siamo sbagliati, mandiamo quel paese Berlusconi, oltre a essere poco elegante e rispettoso, è anche il tradimento di una volontà elettorale precisa. Quindi è questa la difficoltà, però è una compagine politica diversa rispetto a quello che abbiamo visto nel dopo Berlusconi e con la crisi europea che stava massacrando. La crisi economica stava massacrando i conti europei. E poi lì eravamo all'inizio di una devastazione economica e finanziaria. Oggi siamo di fronte a una ripresa economica e quindi con uno scenario e una prospettiva completamente diversa. Poi i conti dello Stato sono quelli che erano al tempo, e non si è capito per quale motivo, con i conti che erano peggiori di quelli che sono oggi, doveva saltare il banco. Oggi che siamo messi peggio, il banco non salta. Sono suggestioni tipicamente italiche queste cose, perché non si capisce. Il debito pubblico è aumentato, la disoccupazione oggi è leggermente migliorata, ma rispetto al primo Monti è peggiorata, il rapporto debito-PIL è peggiorato, si è peggiorato tutto, ma non c'è nessun problema di tenuta dei conti. 5 anni fa doveva esplodere con i conti messi meglio di oggi. Sono suggestioni che poi i libri di storia fra 20 anni ci spiegheranno, perché francamente io, come molti altri lettori, non li hanno capiti. Allora, prima di andare da Luigi Frizzo e da Dino Pipitone, vediamo un po', facciamo una metafora locale su questa situazione, no? C'è un grande malato che è questo paese e delle beghe che impediscono in qualche modo, beghe partitiche così, di contrasti, sgambetti che impediscono ai medici di curarlo, comunque di formare un governo. Un po' il ponte di Bassano, il grande malato che rischia di essere travolto dalle prossime piene del Brenta e che è al centro di una vicenda davvero paradossale, perché proprio per questioni burocratiche, di scontri tra il comune e l'azienda che ha avuto in appalto i lavori sono fermi e il ponte di Bassano davvero può considerarsi a rischio. Vediamo le ultime notizie su questa vicenda. Restauro Ponte Vecchio, primo faccia a faccia dopo lo strappo. I protagonisti diretti non c'erano, hanno preferito non partecipare. C'erano i tecnici, da una parte la direttrice dei lavori del comune, dall'altra gli emissari della Vardanega. Si è fatto il punto sulla consistenza delle ture. Per fotografare da tutti i punti di vista la situazione odierna e poi tenerne conto quando si dovrà ovviamente decidere cosa liquidare e che cosa no. Buona cosa che i funzionari della ditta si sono presentati e hanno poi firmato il verbale pur con riserve, ma hanno firmato, quindi insomma un primo segno direi che è abbastanza positivo. Salvo clamorose sorprese, saranno i tecnici di Vardanega a smantellare le ture. Va fatto velocemente perché il cronoprogramma prevede che dal 15 maggio in poi non ci sia più nulla in Brenta, altrimenti potrebbe diventare potenzialmente pericoloso nel caso in cui Brenta dovesse ingrossarsi notevolmente ed avere soltanto metà spazio per poter defluire. Questo compito spetta alla ditta, è chiaro che se la ditta non dovesse ottemperare non le possiamo lasciare lì, quindi sarà il comune che le farà togliere, caricando questo ulteriore danno economico ovviamente alla ditta. Questa è l'ipotesi peggiore, però visto che le condizioni meteo non sono delle migliori è meglio velocizzare l'iter. Dal momento in cui Vardanega toglierà le ture le parti si rivedranno solo in tribunale. La speranza dell'amministrazione è quella di procedere velocemente a un'altra assegnazione. Per questo la gestione commissariale affidata direttamente al sindaco Poletto sarebbe la soluzione ideale. Nella speranza di poter chiudere questa partita e velocemente aprire un'altra, cioè velocemente aprire un affidamento e un contratto con una nuova ditta che riprenda celermente i lavori. Sergio Lorenzo Munegato, a Venezia c'è una libreria che non conosce crisi, si chiama Acqua Alta e qui c'è Luigi Frizzo che è il titolare, poi ne parleremo, no, di questa anomalia in un mercato difficile come quello dell'editoria, un'anomalia positiva. Però Frizzo, prima volevo partire da questo pasticcio elettorale. Questo pasticcio elettorale. Sì. Lei come la vede questa vicenda? Come finirà? Prima lei aveva chiesto se più o meno rimarrebbero gli stessi alla prossima elezione. Io penso. Guardi che le è caduto il microfono, se lo può al limite tenere. Eccolo lì, se lo può tenere in mano, oh no, non va bene.
Niente, forse si è sfilato. No, dica, ecco, adesso... Scusate. Perfetto. No, niente, non c'è problema. Io penso di no, perché visto come si sono comportati il Movimento 5 Stelle, mi sembrano in decadenza. Basta vedere il Friuli, hanno dimezzato più dei voti. E poi il loro comportamento, in cui dicono agli altri quello che devono o non devono fare, questo non deve succedere per nessuno, non solo per leader politici, e soprattutto come Berlusconi, che è stato messo bastonato e gli hanno messo i bastoni in mezzo alle ruote, ne ha fatti di colore. Io una soluzione ce l'avrei, solo che non è fattibile: dare ai 5 Stelle Di Maio il governo del Sud e a Salvini il governo del Nord, e quindi risolveremo molti problemi. Quindi una specie di secessione. No, secessione, una bella divisione. È la linea leghista. Posso dirti, potrebbe funzionare. No, la condizione però. No, che il Nord paghi il reddito di cittadinanza al Sud, perché altrimenti si mette male. Perché già lo paghiamo. Tutti gli uffici amministrativi hanno il doppio del personale di quello del Nord. Anche il triplo in qualche volta. Anche il triplo qualche volta del personale. Quindi, e poi io sono contrario ad andare a pescare i furbetti, perché se vanno in comune, diciamo, che non lavoro, sta lì a fare niente, è meglio che stiano a casa, proprio solo le scatole. Quindi va bene, i furbetti, facciano i furbetti. Senta Fezio, rispetto a un governo tecnico, cioè si parla anche di una donna primo ministro, si fanno i nomi della Reichlin, della Tarantola, di altri, diciamo, gran comì dello Stato che potrebbero fare questo traghettare il paese verso elezioni. Il capo dello Stato vorrebbe farle portare questo governo neutro fino a dicembre e poi indire nuove elezioni, no? Per me avere una donna, sono donnaiolo io. Però essendo presidente, il nostro presidente della Repubblica, da lunghi presidenti, sono tutti di sinistra. Io penso che se il Partito Democratico avesse avuto gli voti della Lega, del centrodestra, a quest'ora il governo ci sarebbe già, perché non mi fido di Mattarella, né tantomeno di Napolitano, che è stato poi che gli hanno... Cioè, quindi lei dice Mattarella favorirebbe, diciamo, uno schieramento di centro-sinistra per fare... E tanto tempo, tutte le amministrazioni... Tutti, Tony, cosa ne pensa? Poi sentiamo di nuovo anche Fracasso su questo. Ma mi pare che la politica, soprattutto responsabilità, c'erano e ci sono due partiti che... comunque la coalizione di centrodestra e i grillini che hanno vinto dovevano comunque trovare un accordo, punto e basta, non c'erano altre discussioni e non ci sono altre discussioni. Io spero che gli elettori, insomma i cittadini che hanno votato, prendano atto di questo. Questi qua sono o incapaci, va bene, o sono talmente arroganti e pieni di loro che non vogliono mettersi in gioco. Cioè, pure io a casa mia devo trovare un accordo con mio figlio, con mia moglie, con mia figlia. È chiaro, è evidente, se uno parte con un'idea poi deve trovare una cosa se vuoi stare assieme. Quindi da un lato abbiamo visto Di Maio che fino a ieri o io o niente, e voi fate il contratto, perché sta roba qua significa contratto, tre robe, o lo fa un accordo politico su un progetto di paese, giusto, da un lato. Dall'altro lato abbiamo avuto il centrodestra che, devo dire, mi spiace ammetto, ma la persona più seria è stata Salvini fino adesso, mi spiace dirlo, ma è così. Ma mi no. Politica. Ma a me non dispiace, sono così. Nel senso di dire che comunque, essendo lontano politicamente, sicuramente lontano da me Salvini, secondo me è la persona che più degli altri, ma anche lui alla fine non ha il coraggio di andare fino in fondo e andare al vedo per dare una prospettiva di governo a questo paese. Per quale motivo? Per coerenza o per altri motivi? Secondo lei, voglio dire, qual è il motivo? Oggi stanno facendo, secondo me, la partita che stanno giocando è solo tattica ormai. La partita politica è finita, ormai è solo tattica. Secondo me ormai da qualche tempo Salvini e Di Maio hanno capito che non riescono a trovare un accordo e vogliono mantenere il loro elettorato. Anch'io la penso, solo una cosa condivido con quello che ha detto il signore, che non è detto che andando anche a votare con la stessa legge elettorale avremo gli stessi risultati. Io penso che il centro-sinistra, se riesce a riorganizzarsi, eccetera, innanzitutto a essere unito, forse può cominciare a dare una prospettiva seria di contrapposizione agli altri due poli che ci sono sulla piazza.
Dall'altro punto di vista io penso che ci sarà un punto di non ritorno, che sarà quello quando cui il Presidente della Repubblica nominerà un Presidente di garanzia, chiamiamolo come si vuole, insomma. Nel momento in cui nominerà un'altra persona, io penso che la strada delle elezioni sia ormai spianata. Non so quando, mi pare difficile a luglio, sarà quest'autunno, quello che sarà. Mi pare complicato anche che i mille, non garibaldini, ma i mille miracolati che sono arrivati là, che si votano per andare a casa, la vedo anche complicata, però è anche vero che ci sono scelte politiche che poi sarà difficile tornare indietro. Trovo molto complicato, e chiudo, che dopo due mesi di giochetti che hanno fatto questi qua, in due ore o in un giorno riescano a trovare l'accordo. Io non so se Mattarella ha preso un giorno in più o due giorni in più per dare possibilità di... Il tempo è ormai scaduto, perché Mattarella ieri è stato molto chiaro, è Presidente della Repubblica, è una persona seria, rappresenta le istituzioni, merita il rispetto di tutti, perché è un Presidente che si è sempre comportato bene, distinto l'interesse di tutti, ha provato in tutti i modi a fare il bene della comunità, cercare di far governare e di rendere utile il voto dei cittadini. Questo purtroppo è stato possibile. Devo essere sincero, per la prima volta nella mia vita mi sono trovato d'accordo con Renzi quando ha fatto quella scelta di dire tocca ad altri, e non sarebbe stato nemmeno giusto che gli italiani vedessero a un pseudo governo una forza politica che è comunque un'area politica che è stata penalizzata. Noi dobbiamo costruire, ricostruire per dare un'alternativa, e si sta dimostrando oggi che chi doveva dare risposte oggi non le dà, e non è detto che andando a rivotare avevo a medio termine poi questi riescano poi a raccogliere il consenso che hanno avuto oggi. Era facile prevedere che ci sarebbero stati contrasti tra due leader giovani e molto, diciamo, molto forti. Posso, no? Quindi... fare una domanda, direttore? Posso? Sì, sì. In questi prossimi due mesi, sì, il 100.000, poco più, poco meno, immigrati che arriveranno, di chi è la colpa? Per tutti i prossimi due mesi, certo. Siccome arriveranno. 60.000. Non se ne parla più, non so se ci ha fatto caso, non se ne parla più. Ma adesso arriveranno, sì, per il momento adesso, ma fra, adesso siccome è probabile, io non sto, non li invito, non ho detto 150.000, dico mettiamo 100.000. Ma di chi sarà la colpa stavolta? Ancora di Minniti? Di Alfano che aveva due anni e ministro degli esteri? O di qualcuno che non si assume la responsabilità? Certo. E questo è il problema. Adesso il tema esiste, no? Ma sì, sono degli irresponsabili. No, non c'è dubbio, sono degli irresponsabili. No, il problema è che in Europa, in Spagna si è votato, rivotato, no? Sì, non è un problema. Anni fa. In Germania hanno votato e Germania. E sono stati mesi a trattare. E sono stati sei mesi. Solo quella differenza. Era se meno... posso dire, al di là delle questioni politiche, hanno discusso di contenuti per fare un accordo in Germania. Hanno discusso anche lì i socialdemocratici. No, non avevano mica voglia tanto, no, di far la fine. Hanno fatto fuori Schulz, però hanno voluto di fare, hanno fatto fuori il capo. Esattamente. Quindi quello che manca, io dico, due mesi, cosa sono passati due mesi. Cioè, voglio dire, non sarebbe scandaloso passarne altri due, voglio dire, senza governo, purché ci fosse una discussione un po' più, diciamo così, politica, ok? Politica di contenuto. Sì. Solo che però prevale in Italia questa logica, che mi pare che hanno detto in molti stasera, di tentare insomma di portare a casa il voto in più, perché io credo che, io sono di quelli convinti che se si va a votare fra non tanti mesi sarà un referendum, cioè non è più una competizione fra coalizioni come è stato anche in questa volta, dato si va a lottare con questa legge, ok? Per cui il tema è... dobbiamo arrivare al 40%, il tema sarà solo questo. Non basta il 40%. Ok, vabbè, 40% eccetera. Dopodiché non basta lo stesso, perché il meccanismo l'ho capito. Però sarà un referendum, e chi è il referendum fra chi? Non credo fra tanti, io auspicherei che il centro-sinistra rinascesse, ma non la vedo nel contesto di questo oggi, di questa situazione politica che è questa, perché purtroppo da uno di sinistra dico che quello che si assiste oggi è che la scena politica è stradominata da alcune situazioni che sono chiarissime. Sarà
la Lega con Salvini che si candiderà a essere il partito che vince le elezioni e che poi chiederà a qualcuno di fare il governo assieme a lui se non ha i numeri per farlo. Quindi non sarà neanche più Salvini con Berlusconi alle elezioni, sarà Salvini che dirà adesso votate me che sono quello che può governare il paese. Dall'altra parte l'altro schieramento sarà il Di Maio o qualcuno per lui che diranno votate noi perché noi siamo quelli che... Non ho capito allora, una cosa, ma Salvini assieme a Berlusconi o no, senza Berlusconi. E allora come dici tu, Valli, allora a quel punto il PD, senza Berlusconi, il numero di oggi, sai, quello il PD, è un polo pari a tutti. Esattamente, succederà un po'. Se fosse così, sono tre i poli. Sì, certo. Da Salvini, se vai sotto un po', diventiamo quadripolare. Esattamente. Tripolare. Può essere perché altrimenti, se non fosse questo lo schema, se non fosse questo lo schema, si sarebbe discusso di come trovare una quadra e mettere insieme i numeri. Perché onestamente non è che non si sarebbe potuto mettere insieme i numeri, no? In altre fasi più complicate, cose sono state fatte. Oggi non c'è questo ragionamento, però c'è il ragionamento di chi fa il più uno dopo. No, Berlusconi però è quasi impossibile che faccia marcia indietro. Non farà marcia indietro, cioè rimane lì. Rimane lì e farà quel gioco di interdizione come adesso dentro la coalizione, domani da fuori. E casomai pronto a fare qualcosa col PD, a fare qualcosa con altrove, ma se ci saranno le condizioni per, quindi a giocare quel ruolo che anche oggi ha fatto da interno coalizione per i veti incrociati, domani lo farà da quel suo peso elettorale che prenderà. Allora scusate, perché abbiamo in linea Federico Dinca, deputato del Movimento 5 Stelle, buonasera Dinca, buonasera. Ciao a tutti, buonasera Luigi, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Senta, ci può dare allora, io spero, qualche notizia in più rispetto a quelle che abbiamo letto sui siti online e sui giornali stamattina, cioè c'è stata un'apertura di nuovo da parte di Di Maio nei confronti della Lega, però rimane il convitato di pietra, insomma rimane Berlusconi che dice no e voi su questo non avete nessuna intenzione di transigere, no? Non c'è abbastanza ovvio, siamo nati per poter dimostrare che il paese poteva andare avanti senza Silvio Berlusconi e quindi non torniamo indietro da questo nostro inizio, da quella che non sapete campagna elettorale. Ricordo a tutti quanti che Di Battista è andato davanti ad Arcore, insomma spiegando i rapporti con la mafia che Silvio Berlusconi poteva aver avuto nel passato. Bene, noi non intendiamo fare nessun passo indietro, noi abbiamo fatto un lungo passaggio in questi oltre 60 giorni, prima abbiamo aperto nei confronti della Lega per 50 giorni, poi abbiamo aperto nei confronti del PD, abbiamo aperto nei confronti della Lega e del PD perché avevano i numeri adatti per poter con noi andare a costruire una maggioranza per un governo di cambiamento nel nostro paese. Abbiamo detto appunto al centrodestra che non avevamo fatto nessun accordo con Silvio Berlusconi, che quindi insomma massimo poteva esserci un appoggio esterno da parte sua, perché a nessuno poteva essere vietato di entrare in Parlamento e dire sì ad un governo. Berlusconi vuole rimanere al centro dell'attenzione, la Lega, pur avendo fatto svariate offerte in questi ultimi giorni, e ripeto, arrivando fino anche al passo indietro di Luigi Di Maio, visto che a un certo punto sembrava che fosse Luigi Di Maio il problema, va bene, lui stesso ha fatto un passo indietro per il bene del paese. E sinceramente adesso non saprei che fare. Se Mattarella vorrà dare questo governo, insomma noi abbiamo espresso un parere contrario nei confronti della fiducia, se andiamo a votare il 22 luglio va bene andare a votare il 22 luglio, non abbiamo nessun timore, nessuna paura, andremo a convincere le persone insomma in giro per l'Italia. È chiaro che per noi è un grandissimo dispiacere pensare che non si è riuscito a fare un governo, ma chiaramente mi sento con la coscienza a posto. Certo. Che dopo aver veramente stessi spremuti in questa maniera sono forse gli altri che devono fare passi in avanti. Senta, non c'è un grosso rischio astensione, non so, non per voi ma per tutti, nel senso che il 22 luglio pensare a un Veneto che sta a Jesolo o altrove, insomma in montagna, Cortina o a Dobbiaco, che debba tornare a votare è abbastanza difficile, no? Non le pare che sia proprio una richiesta piuttosto impegnativa nei confronti dei cittadini? Ma certo che lo è, Luigi.
sì, ma certo, ma io vedo io con casa mia, vedo i miei genitori, vedo le persone che sono attorno a me che mi domandano, ma allora riuscite a fare un governo? Io ogni volta devo spiegare alle persone, guarda che stiamo mettendo tutto, abbiamo chiesto alla Lega, guarda che noi 3 mesi fa non andavamo in giro a domandare agli altri partiti di poter fare un accordo per poter governare il paese. È chiaro che c'è una legge elettorale vergognosa, ha dato un paese ingovernabile e noi a questo punto cerchiamo semplicemente di mettere insomma la massima responsabilità ed andare avanti, insomma, Presidente della Repubblica, che sta facendo un ottimo lavoro secondo me, tra l'altro anche lui va veramente detto, insomma, persona saggia, che sta comportandosi veramente in una maniera eccellente. In questo momento però, signori, se nessuno vuole diciamo fare un passo in avanti da parte degli altri partiti, va bene, allora Mattarella avrà ben ragione di sciogliere le Camere e di andare al voto. Ecco, Mattarella appunto cercava di trovare una quadra sostenendo che chi si assume la responsabilità di non formare, di non volere un governo adesso, va diciamo contro la prospettiva di una legge bilancio che bisogna fare, il famoso aumento dell'IVA, cioè questo non può danneggiare i due i vincitori in un frangente di questo genere? Io credo che non è che dobbiamo pensare al fatto che venga danneggiato un movimento o un partito. In questo momento vengono danneggiati, insomma, come posso dire, la partecipazione politica di un intero paese. Ci sono persone che mai avrebbero immaginato dopo 3 mesi e mezzo magari di tornare al voto, in piena estate il 22 luglio. Ma arriviamo in questa situazione perché noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo veramente fatto di tutto, ma troviamo continuamente porte chiuse. E sinceramente non so più cosa dirle, cioè mi trovo in difficoltà, mi trovo anche abbastanza arrabbiato, perché sinceramente abbiamo 338 parlamentari che vogliono mettersi all'opera e invece abbiamo dall'altra parte chi è legato a doppio filo con Silvio Berlusconi, chi è ancora Renzi in mezzo alle scatole e non si vogliono, diciamo, decidere di poter fare insomma un qualcosa di diverso. Noi veramente abbiamo espresso un senso di maturità enorme arrivando fino a quello che poi è successo con Luigi Di Maio, che fa un passo indietro. Più di questo, Luigi, non saprei cosa dirti. Va bene, sento onorevole. Scandalosa legge elettorale. Allora, il Movimento 5 Stelle è sempre stato per un sistema proporzionale. L'ha sempre detto. O no? Allora, abbiamo detto un proporzionale, ma c'erano. Ma c'era. Questo è un proporzionale. E questo è il risultato. Allora, non potete lavarvi le mani adesso in legge elettorale, per cortesia. No, perché eravate contro il Porcellum, contro l'Italicum, contro il modello tedesco. Insomma, quindi. Se vuoi, ti mandiamo la nostra legge elettorale. Che cos'è? È un proporzionale. È un proporzionale. È o non è un proporzionale la vostra legge elettorale? Noi accettiamo. Spiego una cosa, se tu mi permetti. Sì, ti permetto, ma secondo me in questo momento noi abbiamo accettato l'esito e il risultato, abbiamo votato contro questa legge elettorale, che è stata voluta da Forza Italia, dalla Lega e dal PD. In questo momento, semplicemente, una volta con tutte queste carte in tavola, abbiamo fatto dei passi enormi nei confronti di chi avevamo, diciamo, in perfetto contrasto negli anni passati, chi è Regione Veneto come noi con la Lega, chi a livello nazionale come il PD, e stiamo chiedendo ormai da 60-70 giorni di poter fare un governo del paese. Ogni volta ci viene detto di no. Cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo essere contenti? Allora Marino Zorzato, dica. Mi sembra un po' anomalo dire noi ce l'abbiamo messa tutta, ma voi scegliete in casa degli altri. Sia il PD, ma no a Renzi che comanda il PD, sia la coalizione di centrodestra, ma no a Berlusconi che è un socio fondatore. Cioè, non sono delle condizioni quasi a dire noi siamo aperti, no, ma le condizioni che poniamo sono tali perché ci venga detto no e si va a tornare a votare. No, è la mia domanda, guarda, non è un giudizio, perché è come dire io voglio fare l'accordo con 5 Stelle, ma devo dire che Grillo fa schifo, che Di Maio è un pirla e che Di Battista non sa scrivere. Dopo che hanno detto che l'uno non sa scrivere, che l'altro è un pirla e che l'altro deve andare all'estero, cominciamo a parlare con 5 Stelle. Non mi pare che funzioni così, perché se io ti tocco Grillo, Di Maio e Di Battista, non c'è più 5 Stelle. Allora la domanda è, non ti sembra che avete un po' forzato, lo dico per non volere l'accordo? Prego. Ho azzardato, no caro mio, ti spiego bene perché alla fin dei conti non abbiamo neanche detto il centrodestra,
abbiamo detto alla Lega. E poi Fratelli d'Italia, se poi Berlusconi che è Forza Italia vorranno votare una fiducia, va bene, sarà comunque un accordo esterno, ma noi stiamo dicendo semplicemente questo, che abbiamo detto, noi facciamo con la Lega perché con loro abbiamo i numeri, col PD perché con loro abbiamo i numeri, va bene, andiamo in questa maniera, in maniera chiara nei confronti degli italiani. Nei confronti di Silvio Berlusconi mettiamo un paletto, perché il motivo per cui siamo andati in politica, siamo entrati in politica perché Silvio Berlusconi ha messo praticamente in ginocchio un paese nel corso. Sì, ma c'è un vecchio detto veneto che dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se la Lega ha fatto l'accordo con Berlusconi, come fai a dirmi che Berlusconi non va bene e la Lega va bene? Se la Lega ha fatto l'accordo, lo dico da alleata, vuol dire che si sono trovati in alleanza perché si condividevano. Se adesso guarda che la Lega pezzo solo questa gamba, allora che la Lega si tenga Berlusconi, si tenga Berlusconi, cosa che ti dica? Va bene. Allora, scusate, diciamo ero d'accordo con Dica per fare un'intervista, sennò diventa. No, assolutamente, anzi è stato uno scambio molto interessante, molto, molto efficace. Onorevole Dica, grazie molte. Grazie, a voi, una buona serata. L'aspettiamo qui in studio, speriamo che nel frattempo qualcosa accada. Secondo lei, diciamo, quante probabilità ci sono ormai che si vada al voto? Cioè, visto che dovesse nominare un governo con un presidente del Consiglio tecnico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega voterebbero, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega voterebbero contro. Il scioglimento delle Camere è affidato al Presidente della Repubblica, che non è Federico D'Incà, che ha in mano una situazione e ha sicuramente anche la conoscenza di più variabili di quello che io conosco in questo momento. È chiaro che non mi stupirei assolutamente se Mattarella fosse lineare in questo pensiero. Io faccio un plauso a Mattarella, perché nel corso del tempo non ha voluto per certi versi né bruciare nessuno, né bruciare Salvini, né bruciare Di Maio, né bruciare nessuno dal punto di vista politico, ma invece ha saputo dare anche un valore istituzionale a queste consultazioni, non mandando alla Camera chi non aveva una maggioranza per farvi cercare dei responsabili che avrebbero, diciamo, ridicolizzato il Parlamento ancora una volta. In questa maniera invece i partiti si trovano compatti, va bene, non vi sono in questo momento fenomeni di responsabili, la scelipote arazzi, va bene, e in questa maniera tutti quanti si prendono la responsabilità che se non si riesce a trovare una maggioranza nelle prossime ore o chi invece vorrà votare un governo neutrale, va bene, si andrà al voto e lo trovo corretto. Poi mi dispiace se dobbiamo andare al voto sicuramente in luglio per le problematiche che si possono avere nei confronti del cittadino, ma troverei che comunque dal punto di vista etico-morale meglio andare al voto che trovarsi di fronte persone di Porta Gabbana. Quindi sarà Mattarella a fare la scelta corretta. Grazie, grazie molte Federico D'Incà, grazie, a presto, presto, buon lavoro. Grazie. Allora, Assessore, se Mattarella dovesse incaricare qualcuno tra domani, dopodomani e formare questo governo, poi questo governo dovrebbe andare davanti ai due rami del Parlamento, ottenere la fiducia. Se non dovesse ottenerla, diciamo, poi tempi tecnici mi pare che portino a metà maggio per lo scioglimento delle Camere, insomma, e poi verrebbero indette nuove elezioni appunto il 22 luglio o al limite in autunno, no? Cioè queste un po' parole povere sono le tappe. Sì, anche se ascoltando D'Incà ho sempre più l'impressione che gli unici, ma lo dico con estrema convinzione, che davvero non hanno paura di ritornare a voto siamo noi. Anche perché ho l'impressione che i cittadini abbiano capito che noi veramente abbiamo fatto di tutto per arrivare a trovare la quadra, senza tradire il mandato elettorale. Perché sono d'accordo quando diceva prima Giorzato, cioè obiettivamente nel momento in cui tu dici io sono disponibile a qualsiasi tipo di accordo, però su ogni tu metti una precondizione che sai già essere inaccettabile, di fatto fai fatica a chiudere l'accordo. Noi abbiamo messo, questo l'abbiamo detto sempre e quindi è una linearità di coerenza, col PD mai, l'abbiamo detto 10 anni fa, 5 anni fa, 3 anni fa, 2 mesi fa, ieri, oggi, con qualsiasi altro possiamo dialogare.
l'abbiamo detto, tra l'altro Salvini ha detto subito, il problema sono io, mi tolgo. Non ha fatto come Di Maio, che l'ha detto due ore fa a Porta a Porta, l'ha detto subito. Ha detto anche, mi sfilo, chiedo un sacrificio a tutti, le Camere, nessun problema, ma andiamo avanti, mettiamo Forza Italia, nessun problema. Cioè, francamente, più di questo, credo però che ci sia la percezione, io sono sempre in mezzo alla strada e parlo con molte persone, anche non leghiste e anche molto critiche, perché le trovo più interessanti, più affascinanti che non il collega del partito che ti dà ragione, c'è questa percezione comunque, che noi abbiamo fatto di tutto e che abbiamo mantenuto una certa serietà. Per cui andare al voto per noi non sarebbe un problema, ripeto, sarebbe una sconfitta, perché hai chiesto due mesi fa agli italiani che cosa avrebbero desiderato, te l'hanno detto, dopo due mesi ti dici no, capito, cosa sei che te vuoi veramente, e questi qua rischiano di dirti ancora la stessa cosa, perché poi magari alla fine cambiano i fattori, ma il saldo complessivo non si modifica, e rischiamo. Petro prima faceva riferimento ad altri paesi, però attenzione, secondo me è un gioco come dire, interessante dal punto di vista dell'analisi, però non possiamo assimilare situazioni diverse, perché la Germania per esempio in realtà lei ha mantenuto una continuità, cioè sarebbe come dire non riusciamo a trovare una quadra su Gentiloni, perché questo che è successo in Germania, cioè c'era la Merkel, c'è ancora la Merkel, su un leader forte, autorevole, che ha determinato la politica europea negli ultimi 10 anni, che ha garantito ricchezza e benessere alla Germania, ognuno ha fatto il suo sacrificio pur di mantenere quello status. Non hanno 2.300 miliardi di debito. Qui siamo la stessa. La Spagna, nella Costituzione spagnola, è inserito che tu puoi fare un governo in minoranza. Cioè la Costituzione dice tu puoi fare il governo in minoranza. Vai a cosa? Anche se non hai la trovi di volta in volta. Da noi questo non è possibile, perché tu il governo si deve presentare alle Camere con un programma e su quel programma deve avere la maggioranza. Quindi anche qua fare paragoni con altri paesi è difficile, perché ripeto, la Germania ha una situazione felice tra virgolette, noi siamo in una situazione di forte crisi, infatti tutti quanti abbiamo fretta perché ci sono delle emergenze da risolvere. Poi non dimentichiamoci che l'Italia è piena di italiani, per cui il dibattito politico si fa in osteria, mentre in Germania probabilmente viene fatto nelle sedi apposite. No, da mattina alla sera parliamo solo di questo, e diventa uno sfogatoio, per cui anche la politica sente questa pressione quotidiana, perché il parlamentare... Non è il mondiale del calcio quest'anno, il dramma è proprio questo, che non avendo i mondiali di calcio, l'unico mondiale che noi abbiamo da seguire in televisione è questo. Questo qua, mi sembra sta solo questo. Sottolineo fra caso che tra un po' dovrà lasciarci, tra l'altro Mattarella, ricordo, oggi ha avuto anche la forza per incontrare i finalisti di Coppa Italia, cioè il Milan e la Juventus, gli è andato la mano, ha fatto un intervento dicendo, sugli arbitri, esatto, no? Sugli dicendo arbitri. Io mi sono presentato una volta eletto come arbitro del sistema politico, se le squadre sono corrette lo fa, si fa l'arbitro, non se ne accorge che ci sia. Se non sono scorrette, l'arbitro deve intervenire, no? E quindi richiamando e sottolineando il proprio ruolo in questo momento, quando le squadre evidentemente non sono state rette. Fracasso, Zaia ha detto ripetutamente nei giorni scorsi questa situazione è pericolosa sia per l'autonomia, sia per i mondiali di sci, per tante cose, certo, che non potranno essere... È così? Ma certo che è così, perché ci sono delle scelte importanti che riguardano il Veneto, ma non solo il Veneto, che hanno bisogno di un governo che sia nei pieni poteri e di un Parlamento che si assuma anche la responsabilità di una scelta. Parliamo dell'autonomia, c'è una preintesa, deve essere trasformata in intesa, che significa una proposta di legge che va alle Camere e viene votata. Mi pare evidente che con questa situazione qua... Cioè, non ci sono proprio nemmeno, ma non si riesce neanche a trasformare la preintesa in intesa, ma il tema delle Olimpiadi, ma penso alle decisioni che riguardano l'alta velocità, l'alta capacità, l'attraversamento del Veneto, insomma
Ma questo guarda il Veneto come guarda il resto d'Italia, e non parliamo dell'Europa dove si sta discutendo del prossimo bilancio, e noi non ci siamo. Per il Veneto i fondi europei valgono più di 2 miliardi, l'assessore lo sa bene, in settori importantissimi, anche produttivi, e non riusciamo a essere protagonisti. La Merkel c'è di sicuro, Macron ci sarà di sicuro, e così via, insomma. Allora, queste consultazioni di Mattarella sono durate talmente a lungo che la Durex acquisterà i diritti per farne una serie. Vabbè, Durex, cioè preservativi, vabbè, credo che sia, sì. Allora, andiamo in pubblicità, saluto Stefano Grazie Fracasso. A voi e alla prossima occasione. Adesso arriva l'avvocato Marco Sitranna, pubblicità e poi torniamo. Io volevo lasciare il posto. Grazie, arrivederci. Proprio così.